Ragazzi, sono da Messa, il concessionaria Renault Dacia, nella sede di Monza, insieme a Riccardo. Oggi parliamo Ciao di a usato, tutti. Ricky, Sì, giusto? usato. Mi stava Usato, dicendo, aziendale, chilometro zero. mi stava confidando che lui è sempre ammirato, quindi diceva, ogni tanto io vengo qui, però non so cosa è venduto, cosa non è Sì, no, venduto. Io stesso gli chiedo informazioni sui vetture usati, dice, guarda, devo controllare, sono un non lo so. cliente proprietario. Però allora oggi il cliente proprietario mi porta a conoscere le offerte dell'usato. Ok, Ok, andiamo, Ricky, andiamo. vai. Un bel Volvo XC60, 2000 diesel, Geartronic. Questa vettura è dell'ottobre di 2019, ha 44.000 km e lo preproponiamo a un prezzo di 37.900 euro. Macchina, Impeccabile proprio gran è un mezzo. bel Volvo, eh. Bene, le Volvo vanno molto bene, Ricky, lo sappiamo, no? È da appassionati come sempre Ottimo, sì, di no, vetture, diciamo sempre design, quello guarda anche il potenziale. design, quindi che dire, niente, una macchina eccezionale, full Certo, giusto. optional, è interno in pelle, cambio, come ho detto, il Geartronic. Il suo bello schermo touchscreen, 7 pollici, Tanta sicurezza, tanta perché sicurezza. Sì, loro ha hanno sempre il cruise fatto della control sicurezza. adattativo, lo vediamo qua, hanno già il cruise control adattativo, tutti gli accessori viva voce, Bluetooth, quindi tutti gli accessori principali su una macchina del genere non si possono non trovare. Ottima occasione, 44.000 km, perché no? Adesso che è nuova, dai, ribadisci il prezzo, scusami. 37.900 euro. Ok. Poi di qui abbiamo un bel Ford EcoSport 1500 TDI ST-Line, due ruote motrici, 125 cavalli, è un dicembre 2018 con 91.000 km e 500 e lo proponiamo a un prezzo da 17.900 euro. Qui iniziamo il solito discorso, categoria macchina grande ma non troppo grande, piccola ma non troppo piccola. Che va bene per tutto, dai. Che esatto, ormai è un urban SUV di Ford, quindi è adatto per tutta la famiglia, dal ragazzo alla mamma che va a fare la spesa o anche ai viaggi fuori porta. Certo, faccio vedere, Ricky, perché l'ST-Line, questo allestimento, secondo me, fa un po' la differenza, posso dirti, perché è una macchina che nel colore sbagliato, secondo me, perde molto appeal. Sì, è un po' È strana, vero? Invece in è un questa disegno colorazione. particolare, però con il cerchio diamantato e le finiture come le vediamo anche all'interno, no? Non è pelle alcantara, cioè alcantara, pelle tessuto, quelle finiture che gli Certo, danno no, quel è più. molto ben allestita, devo Sì. dirti, mi piace anche il bicolore argento, Sì. cerchio nero, colore argento e tetto nero, è molto bella, dietro a questi paraurti che secondo me sono diversi rispetto alle Sì, il versioni diciamo design. più base, per cui devo dirti che nel complesso è una macchina che mi piace, mentre solitamente in altre colorazioni magari non è una vettura che ammiro, qui invece mi Sì, piace. si fa fatica a vedere a volte. Sì. Sono particolari, sono molto Forse anche quelle particolari. minivan sulle versioni normali non c'è quella Sì, minivan laterale. esatto. Bella, ribadisci, scusami, il prezzo. 17.900 euro. Ok, vai. Andiamo mini. Mini Guarda da dietro 1500 perché diesel. è super sexy. Guarda com'è Anche sexy questa lei, eh. inquadratura. Guarda che roba. Poi azzurra, tetto bianco, cerchio Non è che poi bianco. ci censurano. Ma no, non ho detto niente, è sexy e basta. Cos'è una? Questa è una Mini Cooper quindi diesel automatica di gennaio 2015 con 92.000 km, 500 anche questa. La proponiamo a un prezzo di 13.800 euro. Anche lei, colore molto particolare, sportiva, simpatica, macchina da città, city car. Però comunque la Mini è la Mini, È Mini, non è la Mini Mini. è la Mini, questa è veramente molto ben tenuta, Sì, molto bella, cambio automatico sul cambio diesel, automatico, wow, sì. Poi questa è una cosa bella la che farà, finitura, la bandiera inglese sì, sul pomello che. sono quelle attenzioni che fanno abbastanza la Sì. differenza, questa ne ha parecchie di cose carine, ho visto anche una sigla sulla maniglia, hai visto che c'ha una firma. Eccola qua. Non so cosa sia, ma è Qual è? carino, vabbè, Fa se uno niente, poi la non piace la si mettiamo. può togliere. Bella, bella, questa poi farà Cerchio bello, 25 km bianco, con 1 litro. esatto. Le sue strisce che ricordano la Mini di allora. Bella. Un colore particolare, bello, un po' di colore finalmente perché sennò in Esatto. città ci vuole. E la proponiamo col prezzo che abbiamo visto, 13.800 euro. Bel Quindi, affare, secondo bello me. Un affare. bel affare. Qui Andiamo su Renault. andiamo nel mondo elettrico, quindi un mondo particolare. Zoe Intense R110 Flex,
110 cavalli, Bordeaux, è un luglio 2019 con 29.000 km. Ho detto 110 cavalli, ma in realtà questa vettura può essere guidata anche per neopatentato. Quindi è una particolarità, uno si dice oh, 110 non posso. Invece anche un ragazzo neopatentato può, perché il rapporto peso-potenza è dentro nel codice stradale. Quindi okay, è una macchina anche per tutti. È un bel argomento di vendita, Ricky. Io te lo dico, ma lo dico anche con clienti che vendono moto elettriche, non sono d'accordo perché... Secondo me andrebbero equiparate, questa macchina va molto più veloce di questa macchina. Questa macchina ha una prestazione nei primi 100 metri pari a una Clio RS. È come dire, con l'elettrico, prendi l'elettrico, ti facciamo eludere, no, i limiti perché sì, prendi l'elettrico. Quello non, poi invece che sia una macchina pazzesca, perché te l'ho sempre detto, delle elettriche è forse quella che mi è piaciuta di più in assoluto quando me l'hai fatta provare. Sì, era è bella di linea, sì, cioè sì, ricorda tanto la linea particolare, è una linea che dura nel tempo perché di fatto ha subito tanti restyling, ma la vettura è sempre lei. È uscita nel 2012, è stata migliorata in batterie, motori, equipaggiamenti, però la sua filosofia è rimasta inalterata, quindi è una macchina veramente eccezionale. 13.800 euro, quindi anche la possibilità per chi vuole sperimentare l'elettrico di provarlo senza non spendere cifre, certo, importanti, certo, perché ricordiamo adesso siamo ben oltre le 10.000 euro in più per una vettura nuova, quindi perché non provare. Bello anche il colore, è bella tutta nel complesso. In più qui c'è anche la possibilità di avere la batteria flex, vuol dire a noleggio, quindi con un canone che dà poi la possibilità di essere sostituita se ricarica meno del 75%, è molto interessante. Ok, 13.800 hai detto? 13.800 euro. Renegade, eccolo qua, marzo 2021, 46.000 km, 23.800 euro, ed è un 1000 benzina, due ruote motrici, allestimento limited. Per cui le motorizzazioni a benzina in questo momento sono le più richieste, perché esatto, trovare un usato in queste condizioni, con quelle caratteristiche. Sì, di fatto, esatto, questa è la particolarità, anche questa rientra nelle categorie non troppo grosse né troppo piccole. Sì, una di quelle altre macchine con cui fai tutto. Sì, ecco. La chiamo così per semplificare. La facciamo vedere anche davanti. Interessante. Bello anche lei, preciso, bello niente da dire, benzina, 1000 turbo. Ok, quindi, 23? No. 23 e 9, sì. Ok. Facciamo vedere un'altra vettura del gruppo FCA, una 500. Questa abbiamo una 500 Hybrid, dolce vita, mild hybrid, quindi l'ibrido leggero, quello che aiuta nelle ripartenze e nell'accensione della vettura. 500, possiamo fare 6 puntate se vuoi, Bob. La dolce vita è un bellissimo allestimento, esatto. Facciamo vedere anche gli interni. Tetto panoramico, l'interno lo vediamo multicolor. Queste finiture pelle misto tessuto, climatizzatore automatico, Bluetooth a voce, lo schermino col navigatore integrato, cerchio in lega, c'è tutto di più veramente. Questa interni vettura, perfetti. Questa vettura è del marzo 2021, ha 42.500 km e la proponiamo a un prezzo di 17.900 euro. Ok, anche questa per i neopatentati. Questa sì. Anche per neopatentati, anche lei, e ce l'abbiamo in diversi colori, quindi la vediamo qua. Bianca, ma abbiamo per esempio anche un Bordeaux, okay, quindi varie gamme di colori, quindi venite così, molto chic, così è proprio bianca e bianca, esatto, molto molto raffinata. Ci spostiamo di là, Ricky? Ci spostiamo di là. Da dove parti? Partiamo, vediamo cosa abbiamo in lista. Questa Peugeot la facciamo vedere? Sì, ce l'ho. Vai. 2008, 1006 blu HD Active, 100 cavalli, quindi un diesel, ottobre 2017 con 58.600 km, unico proprietario, la proponiamo a un prezzo di 12.900 euro. Quindi anche qui una macchina intelligente sempre a livello di dimensioni, entrano nelle categorie che abbiamo visto prima, l'EcoSport e Renegade. Qui si unisce il 1006 diesel, che tanto ci piace questo motore. E quindi consumi ridottissimi, manutenzione non eccessiva, è veramente una vettura importante. Lancia molto moderna, per cui ragazzi questa è una cifra super abbordabile, vi portate a casa una macchina con cui fate veramente, esatto, tutto,
e ancora dal look estremamente attuale, perché quello sì, è una cosa da non trascurare mai, no? Sì, lo schermo, esatto, la plancia. Ha già tutte, diciamo, una ultima generazione, chiamiamole così, che già comprendono tutti quegli accessori che sono presenti ormai su tutte le vetture. Certo, facciamo vedere anche la parte posteriore, perché comunque qui tanto spazio senza essere troppo grande, per cui Peugeot 2008 con motorizzazione diesel. Diesel 1006. Ok. Mercedes classe B, Electric Drive Sport. Quindi è un 2016 con 45.000 km e lo proponiamo a un prezzo di 15.100. Quindi vedo ancora con piacere queste plance che a me piacevano della Mercedes, no? Che poi sono andate via via diventando sempre più tecnologiche, no? Sì, ormai, ultramoderne, ormai super schermi. Tu qualsiasi informazione di davanti. Sì, ma qui ce le avevi, però perlomeno avevi ancora le sembianze di una, esatto, vettura, no? Secondo me. Sì. Adesso, ormai, adesso ormai sono dei computer, dei monitor, computer, con, sì, appoggiati su. Posso, esatto, posso dire che questo sapore di vettura a me piace ancora, no? E vederlo, sì, su una macchina che praticamente è nuova, che l'ha usata pochissimo, si è fatto 45.000 km in quegli, sì, anni lì. Eh sì, e quello, la particolarità è quello. Poi è un multispazio, che anche questa tipologia ormai viene sostituito da solo da SUV. Sì. SUV, l'abbiamo visto, lo vedremo anche fra poco quando arriverà in salone il nuovo Espace. Non è più un monovolume, è diventato un SUV, perché di fatto è un SUV. C'è questa, lo Scenic nuovo, lo stesso Scenic, lo stesso discorso sarà, diventeranno tutti dei SUV. Quindi avere ancora un monovolume è uno. Questo è veramente sì, impeccabile. Bello il cerchio, bello allestimento, bello tutto, pochi chilometri. Il prezzo ce lo ridici, che l'ho perso, se l'hai detto. Il prezzo è 15.100. Cavoli, questo è un acquisto, ragazzi, non fatevelo scappare. Questo è interessante. È veramente perfetta. Questo è veramente interessante. Sono tutte belle le vostre macchine, ma questa qui ha senso perché è spazio, una bella Mercedes, esatto, completa ma senza essere troppo elettronica, che poi ci sono altri discorsi da fare. Qui veramente vale la pena. Altra Mercedes, CLA, una macchina molto interessante per quanto mi riguarda, 180, diesel executive automatica, marzo 2017 con 84.600 km e la proponiamo a un prezzo di 23.400 euro. Faccio vedere anche qui gli interni, Ricky, perché meritano. Sì. Altra macchina interessante, perché anche lei è adatta a tutti, perché di fatto è una classe A col codone, chiamiamolo così. Come noi avevamo la Megane col codone, loro ci hanno seguito nella filosofia, mm-hmm, tanto è vero che hanno collaborato molto insieme su queste vetture, perché al 1500 Renault di fatto questa vettura. Questa veramente consuma niente, pochissimo, ma veramente poco, ragazzi. Eppure, ed è molto brillante, silenzioso. Sì. E poi questa particolarità, questo ha spazio interno sia nel bagagliaio che abitabilità. Quindi di fatto è una macchina, secondo me è un segmento che è andato anche questo a sparire, come parlavamo prima dei volumi, ma era abbastanza intelligente. Certo. Ma sì, ripeto, la tendenza è andare solo sui su. Invece questa aveva la sua linea, aveva tutto di più. È ancora molto bella, sì, bianca così, il, sì, cerchio, sì, giusto. Sì, sì, sì. Ribadisci, scusami, il prezzo, Ricky, te lo chiedo sempre. 23.400 euro. Ok, per salire su una Mercedes così. Qui invece andiamo su una Suzuki. Suzuki S-Cross 1.4 Booster Jet ibrida 4x4. È una vettura, un chilometro zero, del marzo 2023, e la proponiamo a un prezzo di 29.900 euro. Si chiede sulla trazione integrale? Sì, ok, sì, ma Suzuki sulla trazione integrale, esatto, sempre storicamente. E uniamo le prestazioni del benzina all'ibrido. Quindi ritorniamo ormai sulla motorizzazione, chiamiamola moderna, dove l'ibrido, la parte elettrica, viene ormai associata alla parte termica per favorire i consumi, oltre che alle potenze, perché anche qua uno pensa, io immagino l'Austral, è un 1200 turbo 140 cavalli che associato ai poi motori elettrici diventa 200 cavalli. E quindi diventa già anche una motorizzazione importante. Interessante, certo. Suzuki la conosciamo, è una garanzia. Certo, e hanno, devo dirti, anche migliorato lo styling, perché sì, questo frontale è diventato più europeo. Più all'altezza. Inizia ad essere un po' più europeo ed è veramente interessante. Ok. BMW. Qua abbiamo BMW serie 3, 320 Touring, Luxury, automatica, giugno 2019 con 109.000 km e la proponiamo a un prezzo di 25.800 euro. Station Wagon di nascita, motore che macina chilometri a più non posso,
spazio altrettanto. Certo, ricordiamo che i 100.000 non devono spaventare, perché assolutamente no, ha finito il rodaggio praticamente. Esatto, e poi comunque vengono effettuati i controlli che la rendono... Tutte le vetture si vengono tagliandate, controllate secondo la manutenzione della casa costruttrice, quindi non nostra, ma proprio seguiamo il programma. Per cui quella scritta che vediamo lì, Renew vuol dire è il programma usato di Renault, dove tutte le nostre macchine rientrano, dove vengono fatte più di 55 controlli, diamo una garanzia che non è valida solo nel nostro concessionario, ma in tutta Europa, quindi è una garanzia... quasi costruttrice, cioè, tutela moltissimo l'acquirente, esatto, certo. E tutela tutte, e vengono effettuate tutte le manutenzioni prima della consegna, dalla cinghia di distribuzione alle pastiglie dei freni alle gomme, quelle vengono sostituite nel prezzo stabilito che abbiamo appena detto, tutte vengono fatte, tutti quei controlli, quindi uscite di qua con la chiave tranquilli in mano veramente, e se ci fosse un minimo problema voi siete qua. Sì, scappo. Che fa? Non scappi, c'è qualcun altro che fa quei lavori lì. No, siamo qua quando le comprano su internet, vanno, io ho fatto l'affare, dopo piangono. Vabbè. Audi A1 Sportback 1000 Turbo 95 cavalli, bianca, giugno 2021, con 15.400 km. Anche qua è un'aziendale, sì. È a un prezzo di 25.900 euro. Vado a farla vedere all'interno, perché questa è l'abitacolo che merita. Una signora macchina, ritorniamo nel gruppo Volkswagen, Audi, abbinamento di colore anche qua molto bello, sportivo, elegante, perché anche qui abbiamo il cerchio diamantato, il vetrifumé, il bianco che gli risalta le forme, perché tutti sul scuro dopo appiattisce tutto, in realtà guarda com'è bella anche bianca, ed è una macchina veramente interessante. Bella. Peccato non sia per nemmeno attentato, però vedi, qui se la esatto, possono godere esatto. Dopo un anno, no? Iniziano con una macchinina e poi salgono qua. Si prendono la Zoe e poi passano sulla Audi A1. Altra Suzuki abbiamo è gemella dell'altra, Ricky. Questa è una Vitara. Ah, ok, questa è una Vitara. Vitara sempre con lo stesso motore, quattro ruote motrici, ibrida, 1.400, benzina, del 2023, 1,0 km, la proponiamo a un prezzo di 28.900 euro. Sobrietà, ma comunque abitacoli che sono migliorati rispetto alle Vitara degli anni 80-90, ne ho avute un paio, ma esatto, che vanno veramente molto bene. Delle bocchette che ricordano un po' il Duster, ma va bene è vero, così, è vero. Un poco più attini, ci stanno standardizzando sullo standard europeo. Questa addirittura più affrontare, secondo me, è ancora più riuscito rispetto all'altra. Sì, sì, vero? L'altro... Sì, no, belli tutti e due, questa qui però... Sì, ha il suo fascio, poi con tutte le cromature, tutti i LED, adesso la vediamo spenta, ma tutti già i LED diurni come una classica moderna vettura, ed è veramente interessante. Ribadiscimi il prezzo, scusa se 28.900. Ok, facciamo questi due e poi ci fai vedere cosa è arrivato in salone ieri, che non lo sapevi neanche. Questa è una richiesta brutta. Una richiesta fai vedere la Opel. Allora, Opel Corsa 1200, che è cresciuta come se fosse un'Astra adesso. Sì, ormai sono le utilitarie, una piccolina, è diventata enorme. Corsa 1200 Edition, 75 cavalli, questa per neopatentato, vedi? Giugno 2021 con 31.000 km e la proponiamo a un prezzo di 16.400 euro. Okay. Qua versione 4 porte, cerchio in lega, è già una versione ben accessoriata, quindi non è proprio la base. E questa è una misura giusta anche per il neopatentato. Io farei andare in giro con le macchine troppo piccoline, ritengo che sia spesso controproducente, magari vanno su in 5, su una macchina così. Esatto, con questa abilità, e anche il mercato ci ha spinto a fare una che l'utilitaria media è più lunga di 4 metri, quindi ormai sono su queste standard. L'altro giorno avevo una Clio 2, te la ricordi la Clio 2? Era 3,86 m. 3,86 m adesso è la Twingo. E noi le autoritarie una volta erano quelle. Cioè io ho iniziato con quella macchina e era un 3,82 m, adesso la Clio è 4,06 m. Sì, questa è grossa, però ci sta, bello, anche il prezzo 16 e rotti, giusto? 16.400 euro. Di qua abbiamo una 500X diesel, multijet 4x4, automatica, è un 140 cavalli, è un giugno 2016 con 102.000 km, la proponiamo a un prezzo di 16.400 euro. Anche lei, motore che è un mulo, consuma poco, viene associato poi al 4x4 che magari d'inverno può essere interessante anche come seconda macchina per andare in montagna o comunque muoversi nei percorsi difficili.
è unico proprietario. È... colore rosso non si discute rosso, mai. Rosso. Ed è bello. Interessante. Automatico. Quindi bello, bello acquisto questo, anche questa è intelligentissima. Dai, lo so che muori dalla voglia di andare via. Dai, portami, ti seguo, ma non faccio vedere, guarda. È luccicante. Tappo, guarda che bravo, luccica, che tappo tutto, la sorpresa. Purtroppo ci sarà quella vetrina, io tappo tutto, ragazzi, non posso farvi vedere che dove stiamo andando. Non posso farvelo vedere, però uno sguardo a questa ve lo faccio dare perché è stupenda, è sempre bellissima. Ed eccola lì. È la sorella Elena. Eccola qua. Mannaggia, queste finestre che mi tappi, me la spengono, questa luce. Questo orange. Ricky, che fantastica che è. Ce lo ricorderò per sempre. Che bella è. Bella, mamma bella. Mia. Megane RS Ultimate Series. Ultima. Cioè, Megane, dopo di lei basta? Ultima Renault Sport disponibile. Serie limitata. 300 cavalli, automatica. È il 1.8 turbo, lo conosciamo ormai tutti. È un onore averla qua. Ma perché basta? Ma perché fanno così? Perché qualcuno ha deciso, si è svegliato la mattina, non so, sinceramente non ho la più pallida idea perché hanno fatto sta boiata, però lo dico da Riccardo Messa, è una boiata, però faranno sparire queste vetture. Ecco, io sì, tra l'altro, vabbè, magari facciamo una puntata dedicata. Sicuramente la facciamo. Posso dirti, questa mi fa piacere, se deciderai di farla sarò onorato di provarla con te, però sulle boiate che stanno per fare le case, perché da qui a poco, e questo invece sono io, Franco Rubiese, non Riccardo Messa, non c'entra, che stanno per fare delle robe allucinanti, faranno sparire dei marchi storici. Ed è una roba che a me dà il vomito, posso dirti, Ricky, lo dico sì. Senza timore, nessun tipo di timore. Ed è una roba che la classica che... politica che mette le mani in un campo che non è suo. Ma proprio il fatto che le case accettino di mettere da parte dei brand che hanno fatto la storia del loro marchio è una roba che mi dà il volto a stomaco, per cui... O sconvolgere, perché immaginate che fra poco ci saranno... marchi, vabbè, il nostro Alpine che non è mai stato elettrico, che non c'entra, Ferrari, Maserati, Jaguar, Lamborghini, dimmi tu, Porsche, che useranno la tecnologia che non c'entra niente con la loro storia. Questo hanno venduto l'anima, posso dirlo, ai cinesi. La tecnologia europea che ha fatto la storia, no? Si stanno vendendo l'anima ai cinesi e macchine così non le vedremo più. Ed è una roba che mi ti dico, sto pensando di prenderla io. Guarda, io ti stavo per dire, se ti facciamo una colletta pigliamola insieme, perché non veramente ce ne sono, adesso non mi ricordo più, 1976 è chiusa. Va bene, allora rimandiamo una puntata, la facciamo, faremo un test drive serio, che sono merita. Ricky, io ti ringrazio infinitamente, no? Ti riprendo qui perché sennò con questa luce lì comunque c'è un altro, ve lo faccio vedere, l'altro parco usato della sede di Monza, perché c'è un'altra ampia disponibilità di veicoli usati, e poi Ricky, per tutto il resto sono le tre sedi. La mia Spring con la spada di cartone, la Thomas. La spada di Thomas. Perché anche lui ha un Thomas, lui ha proprio un Thomas e un Tommaso, che è stato motorizzato da Messa con la Tizzi, e gira con la Tizzi. Ricky, allora, le altre sedi per... tutto Monza, Vimercate e Merate, visitate il nostro sito messa.it dove trovate tutte le offerte su nuovo, aziendale, chilometro zero, officina e ricambi, che abbiamo tutta l'assistenza, e veniteci a trovare perché siamo sempre a disposizione. Perfetto, Ricky, grazie mille, grazie. Un caro abbraccio, ciao ragazzi. Ciao.